mi piace vivere. Io ho sempre esercitato una passione verso tutte le cose. Mi piace l'architettura, mi piace la musica, mi piacciono le automobili. Roberto Vasari è una persona che appunto ha molte passioni, che crede di fare le cose bene. Mi sono sentito sempre un precursore. Ho cominciato a occuparmi di telefonia e di informatica quando ancora la telefonia e l'informatica da noi non esisteva. Però non ho mai lasciato le passioni. La mia passione per le automobili nasce proprio seguendo le corse, seguendo la Formula 1. All'inizio le guardavo da spettatore o leggendole sui giornali, poi ho avuto la fortuna di poter andare nei Gran Premi, di conoscere i piloti che erano i miei idoli. Mi pongo tanti obiettivi e spesso e volentieri nel corso della strada ti accorgi che sei arrivato ben oltre il posto dove dovevi arrivare. Anche con le automobili è stato così. Ci sono collezionisti che collezionano auto di tempo. Io ho sempre preferito avere l'ultimo modello nell'ultima versione con tutti gli accessori. La filosofia è sempre guardata al futuro. Il primo slogan della mia azienda è pensiamo al futuro. E questo è stato sempre il motivo della mia vita. Una delle mie grandi passioni è la musica. Ognuno di questi strumenti ha una storia. Ci sono delle chitarre che ho acquistato negli Stati Uniti, delle chitarre che ho comprato perché avevano un proprietario precedente importante. Questa chitarra qui è una Eric Clapton, un valore anche storico. Io ho cominciato a suonare giovanissimo e quando racconto che ho suonato con i Pooh, che ho suonato con Piero Pelù, Baglioni, Morandi, tutti mi dicono: ma no, questo le racconta. Poi vanno a vedere le foto che conservo e si accorgono che è la verità. Ma io pensavo di trovarti in ufficio. È in ufficio, oggi è il giorno della musica, dai, anzi, suona un po' con me. Ho provato a far appassionare mio figlio alla musica, non ci sono del tutto riuscito, però una passione comune l'abbiamo che è quella delle auto. La passione mia per le chitarre è proprio per l'oggetto. Ognuna dà delle sensazioni diverse. L'auto dà le stesse sensazioni. Quando sono andato in concessionaria, abbiamo messo in moto la macchina e al momento che ho sentito il suono di questa macchina ho detto: questa macchina è la mia. Ha un rumore particolare che ti prende quasi lo stomaco, come i bassi della musica, e questo mi ha veramente affascinato. Ho scelto questa AMG E53 perché è versatile, mi adatta per fare un giro in città, per andare in campagna. E addirittura con questa macchina sono andato in pista ad Imola. Quello che riesco a fare con questa AMG è un po' quello che riesco a fare io nella vita, tutto. I valori di AMG che mi rappresentano sono l'esclusività. Ogni motore è firmato singolarmente dall'ingegnere che lo ha assemblato e poi la possibilità di essere performante. Questo è quello che ho cercato da sempre, l'innovazione e il futuro anche nelle vetture. La prossima meta dove voglio andare con la mia AMG E53? Magari a Sanremo, ma sul palco di Sanremo. Quello mi manca.